Ciao! Scusate la voce. Top e flop del periodo, una vita che non ho giro. Ma prima devo provare un po' di prodottini. Non ne ho molti, però volevo provare dei prodottini prima di dirvi ciofecate. Allora, abbiamo un flop, un ni e 1, 2, 3, 4 top. Iniziamo dal flop. Non mi è piaciuto per niente. Questo gloss della Kiko, che è il numero 06, cioè, non lo so. Il colore, quando lo swatchate sulla mano, è bello. Sulle labbra, praticamente, diventa un rosa pallido. Sulle mie labbra diventa un rosa pallido. Non dura. Preferisco di gran lunga i gloss della Avon. Questo è l'extra volume lip gloss. A me destra volume, già c'ho le labbra grosse, non ho visto nessun triplicaggio, non mi è piaciuto per niente. Spero, questa è quella, la versione color rosso, spero che quello viola sia meglio, perché avevo preso anche viola, vediamo un po' com'è, non mi è piaciuto per niente, cioè non... Nine. È questo qua. Ripeto, lo swatch sulla mano è bello, quando lo stendo sulle labbra perde dell'80% la colorazione e rimane questo rosino sbiadito che non mi piace. Vabbè, lo applicherò sopra dei rossetti rossi. Poi, prodotto Ni. Prodotto Ni, secondo me hanno cambiato la formulazione. È di Avon il fondotinta Ideal Fairless nella tonalità Cream Natural. È questo qua, si presenta con lo specchietto, con il fondotinta e la spugnetta qua sotto, che è l'Encha, che la devo lavare. Dovrei lavare i pennelli io in questi giorni. Mi è sempre piaciuto, questo è un fondotinta con dentro anche la cipria, quindi non avete bisogno di opacizzare. Come vedete l'ho usicchiato. È un ni perché adesso che è inverno e forse hanno cambiato la formulazione, non lo so, tende ad evidenziarmi le pellicine, perché appunto ho una pelle molto secca in questo periodo e questo, e sembra quasi proprio che io abbia un coppetton, non so come dirlo, un mascherone, e faccio fatica anche con la cipria della MAC e con la cipria della Essence a camuffare un pochino. Lo finirò perché ormai siamo arrivati a sto punto. Direi che in 2 settimane lo dovrei far fuori. Però non lo ricomprerei, almeno sulla mia pelle in questo momento non è adatto. Poi. Andiamo avanti con i prodotti top. I due pennelli della Real Techniques in edizione limitata, quelli con il manico argento, li ho adorati. Allora, questo per stendere il fondotinta liquido non va bene, cioè che ne dicano, non va bene. Per stendere il blush non va bene, ma per stendere il fondotinta della Neve Cosmetics questo è perfetto, quello in polvere. Per stendere il fondotinta in polvere questo è veramente ottimo. Li stende bene, uniforma molto bene l'incarnato. Ho provato a stenderci il blush, non ci fa minchia, nine, non va bene. Quindi questo è ottimo, infatti è sporco, scusate, per il fondotinta in polvere, soprattutto quello della Neve Cosmetics, che è già un fondotinta che spolvera tantissimo, con questo un pochino di meno. Poi invece, promossissimo il fratellino per stendere il fondotinta liquido, si presenta così. Ma è ottimo anche per stendere il blush qua, così. Io l'ho usato sia per stendere il blush che per stendere l'intero fondotinta liquido, mi è piaciuto molto. Sono ottimi anche i due pennelli viso, quindi se vi capita, due pennelli occhi, scusate, li vengo. Se vi capita di prendere, di trovare ancora questo set, io ve lo straconsiglio. Poi, promosso. Questo l'avrò già promosso, ma magari in un'altra tipologia di video. È il correttore della ELF. Questo qua è il Maximum Coverage Concealer Oil Free. Io ce l'ho nella tonalità Sand.
Sono 20 ml di prodotto, quindi è tantissimo. La scadenza non ci ha dato sapere, si presenta così, schiacciate qua, il prodottino esce da qua, vedete? È un ottimo, ottimo, ottimo correttore, va bene per coprire le occhiaie, non va nelle pieghe, è ottimo per coprire tutti i rossori, quindi io mi posso permettere di coprire le occhiaie, coprire i rossori e mettere una cipria e uscire. È fantastico, veramente. Per il prezzo che ha, mi sembra che si aggira ai 4,95 euro prezzo pieno, ma con la Elf si hanno sempre un sacco di sconti, io ve lo stra consiglio. Ultimo, ma non ultimo, questo mascara della Essence Lash Princess volume mascara, che è quello che indosso in questo momento, non so se vedete. Si presenta con questo scovolino abbastanza particolare, vedete com'è fatto. Allora, la prima settimana l'ho detestato, cioè proprio l'ho odiato a morte perché comunque era troppo, per le mie esigenze era troppo liquido e quindi non incurvava, non volumizzava, non faceva niente. Quando è iniziato a seccarsi, ha iniziato a piacermi. Il problema è che secondo me c'è poco prodotto. Loro dicono 12 ml di prodotto, ma secondo me ce n'è molto di meno, almeno a mio avviso, perché dovete proprio stare lì a fare così per prelevare il prodotto e sembra quasi che ce ne sia di meno di 12 ml. Però se vi capita di trovarlo, poi è molto carino perché ha qua il rilievo in gomma e ha tipo un bustino disegnato, è un bustino disegnato dietro, la chiusura di un bustino è veramente, è un ottimo mascara, devo dire. Dalla seconda settimana in poi ho iniziato ad amarlo. Se l'avessi usato e subito ve ne avrei parlato, non sarei stata credibile, perché comunque bisogna provarli. Qua dice mascara per un volume drammatico. No, il volume non è drammatico, è il volume normale, insomma. Poi, per chi ha delle ottime ciglia di base, ovvio, amplifica. Marisha, due schifezze così come le mie, non so se vedete, è già tanto che, insomma. Perché tra l'altro le mie sono poche, sono basse, vanno all'ingiù e sono pure chiare, quindi va bene. Questi sono 12 ml di prodotto, 6 mesi della scadenza dell'apertura, insomma, se vi capita è consigliato. Questi sono i miei top e flop del periodo. La voce mi sta andando in cantina, come sempre. A Milano fa un freddo becco. Io vi saluto, vi mando un bacione. Ciao!